nuovo singolo per il cantautore bolognese Strano. Il pezzo si chiama Timida ma Esplicita. Ciao, benvenuto di nuovo con noi. Ciao, ciao, buongiorno a tutti. Benvenuto di nuovo tra noi. Anzi, grazie mille, sempre un piacere parlare con te. Grazie. Vogliamo parlare di questo nuovo singolo, Timida ma Esplicita? Sì, guarda, questo è un singolo che praticamente l'ho lanciato per l'estate, specificatamente per l'estate, perché affronta un tema che è quello del flirt tra un ragazzo e una ragazza, però va in modo molto leggero, in modo molto dove in qualche modo diventa fondamentale conservare la libertà, la serenità, l'allegria, perché d'estate sostanzialmente noi vogliamo soltanto divertirci, essere spensierati e non impegnarci in cose un po' così impegnative. E in questo caso, quando nasce un flirt d'estate, può essere in qualche modo anche l'inizio di una grande storia d'amore, però nel periodo estivo comunque si lascia sempre sostanzialmente un po' leggero, sempre come rapporto, perché comunque l'estate è fatta per divertirsi ed è una coppia, specialmente la ragazza in questo brano, ha voglia di essere libera e di divertirsi. Infatti il titolo Timida ma Esplicita, perché in qualche modo è una ragazza che giustamente è esplicita, perché è in vacanza, cerca di essere esuberante, di fare amicizie, di divertirsi. Dall'altro lato è timida nel momento in cui si cerca in qualche modo di voler approfondire un pochettino il rapporto d'amore, il corteggiamento con questa ragazza, perché evidentemente non vuole impegnarsi. Infatti lui in qualche modo forse è innamorato e accetta che questo suo carattere un po' divertito, un po' che ha voglia soltanto di passare un'estate spensierata all'insegna del divertimento, e aspetta che in qualche modo lei si innamori. Nel 2022 tu entri a far parte del grande panorama musicale italiano con l'amicizia di Ivano Zanotti, che è il batterista di Ligabue, e Loredana Bertè, con la collaborazione di Pierluigi Mingotti, che è bassista del Volo e della Bertè, Marco Grasselli, chitarrista sempre della Bertè. Tante cose importanti. Che cosa ti hanno lasciato e come pensi di adoperarle per il futuro? Guarda, io sono stato fortunato perché ho lasciato la musica per tantissimi anni, ma nel momento in cui ho deciso di riprendere, ma riprendere seriamente, nel senso che cioè entrare proprio nel panorama radiofonico italiano con dei miei brani, ho avuto la fortuna di incontrare tramite i canali social una persona molto vicina ad Ivano Zanotti, che è il batterista di Ligabue, come hai detto tu. Siamo entrati subito in sintonia, gli ho fatto ascoltare il mio brano e abbiamo deciso che lo volevamo realizzare, e poi attraverso anche Renato Droghetti, che è il producer di San Luca Sound, della casa discografica di Bologna, di Paolo Dauteri, abbiamo realizzato il primo brano. Da lì grande successo, e allora io ho deciso, perché ho cambiato sostanzialmente vita, e ho deciso di fare il cantautore e di vivere di musica a tempo pieno. Quindi nasce questa collaborazione con tutta la band sostanzialmente della Bertè, che ancora continua, nel senso che è una collaborazione che mi ha portato a completare il mio primo album, che è uscito il 4 marzo di quest'anno, che si chiama USB 4.3, e abbiamo già cominciato a fare altri lavori per nuovi progetti, e abbiamo anche nel cantiere un primo grande concerto che sarà, secondo me, un'emozione stupenda. Per quanto ci riguarda, vogliamo dare i tuoi contatti social? Allora, basta che si va su Google, basta scrivere Strano Cantautore e trovate tutti i miei contatti social, in particolar modo Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, c'è il mio canale Strano Official Channel, con tutti i video e i miei brani, Spotify, c'è tutto. Quindi basta scrivere Strano Cantautore su Google, il motore di ricerca, mi trovate dappertutto. Grazie, noi ascoltiamo insieme il tuo singolo. In bocca al lupo, bellissima estate per te e per i tuoi collaboratori. Ti ringrazio, auguro una bellissima estate all'insegna della spezia della testa a te e a tutti gli ascoltatori. Un abbraccio a tutti, da Strano. Ehi, mi chiedo cosa fai, o chissà, magari con chi sei.
quegli occhi che mi sanno guardare e che mi fanno capire che hai bisogno d'amore. Timida ma esplicita, ti va di ballare con me. Sento la passione che mi sale dal cuore. Con te sarò sincero, non sarò un imbroglione. Timida ma esplicita, mi va di ballare con te. Mi va di ballare.